Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui da me a Sassuolo, ok? Quindi non mi sono spostato troppo oggi. Non alzerò nessun tipo di ghisa, non alzerò pesi. Sono con Gianmarco Guidelli. Ciao ragazzi. Allora io vorrei lasciare la parola a lui, però ci divertiremo, anzi forse vi divertirete più voi che me, perché mi farà fare il giro di tutte queste belle macchine. Vediamo se vi spiego un po' meglio. Ciao ragazzi, vengo da un mondo un pochino diverso rispetto al suo. Ho pensato di invitarlo qui a fargli provare quello che vedete. Allora, come vedete sono macchine del Pilates ed ero curioso appunto di vedere come posso definirti atleta? Sì, è un complimento. Ok, un atleta come te può destreggiare in mezzo a questo mondo. Ci tengo a precisare che siamo nel suo centro, il centro si chiama Reeduca, è qui a Sassuolo in provincia di Modena, quindi se siete nei paraggi, avete un colpo, mal di schiena, un femorale contratto, passate di qua. Questa attività come un metodo più che un'attività di per sé, e quindi questo metodo è totalmente adattabile a qualsiasi tipo di persona, soprattutto magari al giorno d'oggi con tutte le problematiche che abbiamo, dalla postura, abitudini sbagliate, stress e quant'altro. In base appunto a queste problematiche qua noi riusciamo a costruire una sorta di percorso mirato, anche magari in una situazione come Lollo, che si allena a degli stimoli ben precisi e particolari. Magari lo stimolo che riusciamo a dare noi e il lavoro che riusciamo a fare con queste macchine è una cosa che lui conosce poco e non fa quasi mai. Molto poco. Questo e è... faccio molto molto poco. Abbiamo iniziato così, io prima gli ho detto, prima che attivassimo la registrazione, non mi spiegare niente di queste macchine, le voglio scoprire io così, così la reazione sarà più spontanea. Cercherò di dare anche i miei feedback, quanto più a livello di feeling che sento io, muscolare, articolare. Ok, Giamma, allora io c'ho due problematiche che sento spesso. Dimmi. Grossa tensione nella zona degli adduttori, okay, che si irradia anche, penso io, allo psoas. Questa è la mia interpretazione, quindi non ho fatto visite ancora. Da come sento, la mia percezione mi dice grossa tensione in zona adduttori e probabilmente lo psoas. Da dove iniziamo? La prima domanda che ti faccio è, a livello di mobilità, tu che cosa fai? Questa è una bella domanda. A livello di mobilità io faccio stretching 6 volte a settimana. Ok. Sto scherzando. Allora, io ragazzi, a livello di mobilità, questa è una cosa che può interessare un po' a tutti, perché effettivamente mi alleno tanto con la ghisa, i muscoli sono sempre accorciati durante la settimana allenandomi, li allungo però al sabato, mi tengo un'oretta, grazie a lei durante la settimana mi fa un'oretta di... Mobilità. Cioè non sono a me, nel senso, cioè un gruppo, mi unisco a un gruppo in cui facciamo flessibilità, quindi tento di farla. Partiamo dal reformer. Il reformer è la macchina principale del Pilates. Come funziona? Non è altro che un carrello che fa avanti e indietro. Okay. Questo carrello è regolato da delle molle. Okay. Queste molle danno la resistenza al carrello. Perfetto. Quindi in base a quello che dobbiamo andare a fare, l'esercizio che facciamo e lo stimolo che dobbiamo dare, aumentiamo o diminuiamo la resistenza delle molle. Visto che tu mi hai parlato di una questione adduttori psoas, ti faccio già sentire una sorta di allungamento attivo dello psoas. Non vedo l'ora. Ok? Quindi è una cosa che ti devi chiaramente regolare tu, in base a quello che senti, a come lo senti allungare. Quindi ti darò dei feedback durante l'esecuzione. Essendo un allungamento, è una cosa che deve essere graduale, certo. Ok? I movimenti devono essere totalmente controllati. Vai in base alle tue sensazioni. La sensazione comunque deve rimanere sul piacevole. Sì, quindi deve essere una cosa non gestibile. Allora, in una sorta di posizione di affondo, sì, dove mi tieni il ginocchio destro appoggiato sul blocchetto. Appoggio il ginocchio destro sul blocco. E il piede appoggiato su questo qua, un po' già a spalle, ok? Mentre l'altra gamba la tieni qua vicino a questa sbarra nera. Vediamo se ho capito. Perfetto. La schiena noi la dobbiamo mettere sempre in protezione, ok? Adesso non andrà più di tanto in carico, ma cerca di tenermi la schiena neutra. Neutra. Okay? Ok? Perfetto. Il piede pinge, come ti ho detto prima, sul poggiaspalle, ok? Il tuo ginocchio destro, visto che noi dobbiamo andare a concentrare l'allungamento su tutta la catena davanti, sarà appoggiato al blocchetto. Tu pensa di allungare il carrello indietro perché mi spingi dal ginocchio e non dal piede. Okay? Ok, quindi come se dovessi far strisciare indietro il blocchetto col ginocchio, questa gamba si piega piano piano e tu porti il carrello più indietro possibile, okay? Tenendomi le braccia belle tese in spinta, in modo tale da non chiuderti in avanti ma stare bello disteso, ok? Pensavo peggio. Quindi
devi pensare appunto di andare ad allungare tutta la tua catena frontale, e chiaramente se noi dobbiamo andare ad allungare lo psoas, il tuo bacino un pochino spinge in giù mentre tu continui a spingere indietro. Tu la posizione me la tieni quei 2 o 3 secondi, quello che senti anche tu di avere bisogno, e poi piano piano torni avanti. Banalmente anche la testa cerca di tenermela in linea con le spalle. Super. Feedback su questo allungamento psoas, solitamente sei abituati ad allungare lo psoas, come ti avevo detto, banalmente ti metti in affondo in isometrica. La ripetizione di portare il ginocchio avanti, il ginocchio indietro, ti permette di avere un movimento più fluido. Chiaro. E di avere il gioco molla che ti permette, okay, di sentire lo stretch 10 volte di più davvero, quindi ottimo. Il problema infatti di quando magari tu lo allunghi a corpo libero, diciamo, corpo libero, è che tu sei molto vincolato un pochino da banalmente anche la tua mobilità, perché tu utilizzi come unico attrezzo il tuo corpo. Certo. Quindi sei un pochino limitato. Assolutamente. La macchina, dandoti appunto tanta variabilità, molla, posizione, rialzo, già solo l'idea del blocchetto, però ti permette di tenere il ginocchio appoggiato, di proprio sentire questa cosa e focalizzarla appunto sul allungamento dello psoas. Feedback super positivo questa. Ve lo farai uguale, ok? Però parti col ginocchio appoggiato e a stendere la gamba che hai dietro, okay, quindi il ginocchio lo andrai a staccare dal blocchetto, okay, e poi mi scendi in affondo. La tua prima fase di esercizio sarà semplicemente vado ad allungare la gamba dietro. Bravo, fermo qua. Dopo, tenendomi sempre la schiena in neutro, qua la tua direzione non sarà più quella di scendere come prima, ma sarà quella di andare indietro. Bravo, non mi crollare col sedere, bravo. Quindi pieghi il ginocchio sinistro, questo qua. Senti che cambia lo stimolo. Cavolo. E un po' ti prende anche questa zona qua, adesso. Oh. E anche qui conti, mi fai un paio, 2 o 3 secondi di tenuta isometrica e piano torni in avanti. Oh. Questa... La tua, e questa è la tua parte, la chiamiamo la tua parte questa. Questo ragazzi l'ho sentito dall'inizio alla fine. Bravo. Tienimi un pelino a sedere un pochino più su, bravo. Questo. Fermati qua, ti faccio fare una cosa simpatica, Prova a spingermi questo ginocchio un pochino indietro. Adesso sento anche tensione, sì, allungamento sulla sinistra. Yes. E torni. Torni a piegare e torni dritto. Wow, wow, wow. Questo è top. Sento il doppio rispetto a prima. Sì. Ovviamente, naturalmente, non avendo neanche più l'appoggio del ginocchio, sento un po'. Chiaro che andiamo a step. Pensavo di trovarti. Fatto la ballerina anni fa. Cioè, ho visto situazioni di masse muscolari molto più piccole delle tue, messe molto peggio. Cioè. Mi fa piacere. Ottimo complimento. Dopo voglio che provi anche te. Allarga le braccia. Questa può essere considerata spaccata? Sì. Ma sì. Non riesco a tornare su. E poi piano torni. Vedi qua, oltre ad allungare tutta la parte di adduttori, ci andiamo a mettere un allungo catena laterale. Adesso lei rideva, voglio provare. Poi ti ho messo la molla un pochino più dura, okay, quindi ti aiuti, tieni di più, senti. Ok, sì, meglio. Prima era... Wow! Vai più giù. Sì. E questa è la gamba bella. Però vorrei proprio provare quello che ha fatto lei. Non alzare l'aspettativa. Non alzare l'aspettativa. Allora, io mi tolgo qualsiasi responsabilità. Se succede qualcosa di... Mi ha fermato. Cioè... Dei dolori allucinanti, ragazzi. Lavoriamo sulla tenuta di addome e di core. Ricorda un pochino l'esercizio con la rotella. E il primo step sarà avvicinati un pochino avanti ancora. Questo è il plank statico, ok? Chiaramente più allunghi il carrello, più la leva è sfavorevole alla tenuta e più lo senti, ok? No. Com'è? Questo ragazzi... Questo per me è micidiale. Sì. Questo è micidiale. È l'evoluzione da tortura del plank. Cioè, questo. Come tu fai l'addome... E il plank qua non lo fai, secondo me, da nessun'altra parte, nessun'altra attività. Con l'aiuto con la che macchina, ti dà la macchina, sì, riesci a concentrarti molto di più allo stimolo che vuoi dare. Quello e la macchina ti porta a attivare anche magari muscoli più profondi. Se tu fai il plank a terra... Statico normale, corpo libero.
con le due, la variante isotonica, andare avanti e indietro, no? Quindi accorciando e allungando un minimo anche l'addome, insomma fai quello step in più che poi lo fai lavorare veramente. Io lo sento bello condizionato con un secondo, sono stato sopra. Comunque forse mi è venuto meglio l'allungamento del plank. Dobbiamo rivedere il futuro. Cose. Ballerina, ginnastica artistica. Seconda macchina, ragazzi, questa qua la vedo, mi piace un po' di più perché è piccolina, secondo me è anche più facile da fare. Ti presento la chair. La chair, la sedia. La sedia. Allora, come vedi è una sedia, ok, con un pedale. E il pedale è legato a delle molle e le molle, come nel reformer, ti danno la resistenza del pedale. In questo caso noi andremo a fare una sorta di affondo. Un affondo. Un affondo. Siamo proprio sulla tenuta e sulla forza del gluteo. Ok. Ok. Allora, piede. Piede, bravo. L'altro piede va lì sotto, ok? Quindi le mani sono praticamente morte, ok? Cioè tu non devi fare forza in spinta. Di più magari inclini il petto in avanti e butti il sedere indietro, certo, più sento molto il lavoro più va sul gluteo. Sento molto più lavoro sul gluteo. E anche qui, cambiando un pochino le molle, il lavoro sul gluteo diventa molto più alto. Tensione costante sul gluteo. Io esercizi per i glutei faccio tutto il machine. Hip thrust, gli slanci. Con 600 kg, con tutta la reception della palestra sopra. Questo, ragazzi, vi assicuro che fatte 3 ripetizioni così, domani ho la carne greve. Cioè non è solo allungamento, mobilità. C'è uno stimolo muscolare. Riusciamo a dare anche a livello di rinforzo un buon input di lavoro, ok? Un'altra cosa molto interessante è per chi soffre soprattutto della famosa amnesia del gluteo, ok, sala pesi, chi non riesce veramente ad attivare bene il gluteo e ha problemi nell'attivazione del gluteo, questo è un ottimo esercizio di preattivazione. Cioè se ci fosse veramente in sala pesi, questo io lo farei utilizzare. Allora ragazzi, grazie per essere stati con noi. Il video purtroppo è finito perché adesso andremo a girare contenuti pornografici. Adesso vediamo, non lo so neanche io, quindi vediamo cosa servono questi. Ho tolto quelle leopardate. Ha tolto quindi, quelle leopardate. Perché ci sono anche leopardate. Gambe tese. Ciao proprio, tira su il sedere. Bravo. Se vuoi scaricare un pochino la schiena, quando tu scendi butti il sedere giù e ti lasci un pochino tirare. Oh, che bello. Fai un po' l'appeso. Che bello il lombare. Allora, torna su. Ok, vai. Allora, quando ti tiri su, tu spingi sul sedere e provi a estendere testa e collo dietro. Fammi vedere un po' di estensione. Guarda qua. Quando mi ricordo sembra un tiro. Giù. Grande. Tira, tira. Oh. Sicuramente sembra divertente. Poi non so se può sembrare facile, non lo è però, L'effetto di scarico lombare che hai quando cerchi di buttare comunque tutta la catena posteriore in basso. Senti bene. Sì, la gravità ti dà veramente una mano a scaricare. Chiaro che l'ultima parte è una cosa che è proprio distante completamente da quello che fai tu, però si è mosso bene. Grande. Io prendo punti pian piano. Allora, lui mi aveva detto che aveva paura che la distruggessi, però mi ha portato qua comunque. Cosa facciamo? Allora, la tua schiena. Sì. Ok, la salute della schiena. Ok. Come è messa la tua schiena? Un po' di tensione lombare. Ce l'hai. Che sono riuscito a scaricare con l'ultima che ho fatto, un po', però di base sì. Barrel, come vedi la sua peculiarità è questa curva. Sì. Ok. Ti metti dentro, faccia avanti. Ok. Parti con la schiena bella dritta, ok? Pensando a prendere un pugno nella pancia, tu inizi piano piano a srotolarti. Quando arrivi qui, le mani vanno dietro la testa, accompagni giù a modo. Fai un bel respiro, senti tutta la catena frontale che si allunga. Lavorando con l'addome, torni a drizzarti. E devi pensare proprio alla tua colonna che si srotola. Si srotola. Bravo. Abbiamo fatto respirare un po' le vertebre. Sono sempre un po' sotto stress. Sempre accorciate, l'abbiamo un pochino slungate. Adesso volevo provare una cosa con... È il tuo turno. Ah, non ti ho chiamato io questa volta, Convocata, Clarice. Brava, ti tiri su, ok. Ti tiri le ginocchia al petto. Quindi prima parti un pochino inclinata e poi ti vai a drizzare.
Sono dritta? Ah, ok, voilà. Ora mi vedo. Guarda! Forbiciata, tutta cerchi varie ed eventuali. Che figata! L'unica cosa sì. che può succedere è che tu mi finisca con la testa e mi buchi il pavimento. E forse mi aggiusto se succede, però voglio provarla perché mi sembra una cosa divertente. Poi non lo sarà sicuramente, mi faccio male, ma lo proviamo. Allora, com'è che ha fatto lei? Fatto. Vai, io metterei le mani qua, sono più comode. Ok, ad un certo punto tu anziché tirarti ti vai a spingere. Fa fatica, fa fatica. Grande! Non ce la facciamo. Allora ragazzi, abbiamo finito questa la mia prima sessione della vita di Pilates. Sei ancora intero? Sono ancora intero, anzi vi dirò, io non so se, adesso tu me lo dirai, è un effetto che effettivamente così istantaneo, un pochino di scarico tensivo. Sì, sì. È quello che senti in questo momento, quindi super feedback positivo. Sì. Ve lo consiglio veramente non solo, come hai detto te, al paziente tipo che ti entra, che ha già dei problemi, ma anche a chi veramente come me è 5 giorni, 4 giorni, 3 giorni anche a settimana in palestra a sollevare dei pesi ed accorciare i muscoli. Fare anche un minimo di recupero attivo come questo non può altro che favorire il recupero. Chiaro. So che, come dicevi te prima, il Pilates viene visto effettivamente come qualcosa di inutile. Non sdoganare questa... Fa solo le femmine. Questi luoghi comuni. Non serve a niente. Vi posso assicurare che non è così. Anche perché mi avete visto, ci sono certi esercizi che mi hanno messo comunque a dura prova e vi giuro che ho sudato. Giamma testimone. Ho dovuto spegnere il riscaldamento. Sì. Come mi hai visto? Molto bene. Cioè, le sensazioni che hai sentito tu sono quelle giuste. Come prima volta e come anche tipologia di esercizi che non abbiamo fatto proprio cose banalissime. Come sei promosso? Dai, dai, qualcosina. Daie. In realtà vuol dire che l'hai già fatto. L'ho già, una vita passata. L'ho già fatto, ma io una volta a settimana faccio Pilates. In realtà non me la racconti giusta. Ragazzi, che dire, spero che il video vi sia piaciuto. È un contenuto un po' diverso dal solito, ci tenevo a portarlo perché secondo me è anche un modo differente di vedere anche il recupero. Bravo. Dalla sala pesi, no? Bravo. Ed è molto, molto, molto utile. Ringrazio Giamma per avermi invitato. Ringrazio te, ringrazio lei. Ripasserò, forse ripasseremo a trovarlo sicuramente, secondo me, per qualche allungamento mirato che male non fa. Alla prossima. Alla prossima.